La luce è sempre controbilanciata dall'oscurità. Questo è vero nel nostro mondo e anche nel mondo delle fate. La Lilù sta per portarti dentro una favola. La fata della luce ha ordinato un abito magico scintillante dall'atelier. Ma lei vuole prendere parte alla realizzazione. Una bacchetta magica ti aiuterà con i piccoli dettagli. Le mani eleganti della fata hanno fatto un ottimo lavoro con le cuciture. Olivia, prova questo body. Tutto è proprio come lo volevo. Un tutù rosa completa perfettamente il look. E il tulle scintillante lo renderà ancora più gonfio. Taglia un po' di tulle. Questo top sembra ultraterreno. Aggiungi anche il pizzo in vita. Le foglie mostrano l'amore della fata per la natura. E le perle sembrano rugiada. Ogni fata dovrebbe avere le ali. La plastica trasparente e le sottili strisce scintillanti la faranno volare più veloce del vento. Dai un po' di consistenza alle ali. Olivia, queste ali ora sono tue. Attaccale alla schiena e decorale con una perlina. Posso volare fino alle nuvole! Gli uccelli cantano la mia bellezza! La fata della luce si prende cura di ogni foglia e fiore. Tutti quelli che vivono nella foresta la amano. Il cervo viene a giocare con lei e gli uccelli le raccontano le ultime notizie. Le farfalle pensano che Olivia sia la creatura più bella del mondo. E ogni farfalla cerca di essere come lei. La fata sta riposando e dondola su un anello. Gli uccelli le hanno fatto per la fata. Ecco Margot, la fata delle tenebre. Mettile un body nero. Arriccia il tulle verde in questo modo. E il lungo strascico è pronto. Realizza la parte anteriore in pizzo e frangia. Aggiungi il top. Un girocollo con un ciondolo va al suo collo. Il suo vestito è ricoperto di strass. Realizziamo dei guanti di pelle artificiale. Sono l'accessorio perfetto per questo look. Nice. Ritaglia e copri gambe. Bellissima! Ora ci servono solo le ali. Ritaglia il paio giusto in base al modello. Attaccale sul retro e aggiungi glitter. La fata le adora. Possiamo fare delle corna con filo di ferro e argilla da modellare. Decorale con una catenella argento. È il suo accessorio preferito. Margot preferisce i colori scuri. La notte è il suo momento di brillare. Un ragno è il suo animale domestico e il suo migliore amico. L'aiuta a svegliarsi al momento giusto. Oh, per fortuna posso evocare tutto ciò di cui ho bisogno. Così non devo muovermi. Per prima cosa ho bisogno delle mie corna. Le ho prese! Fantastico! Adesso ho bisogno delle scarpe. Stivali, venite qui, sono arrivati! E si indossano da soli. Vestirsi è stato facile. Un cavallo con una criniera rosa ha bisogno di ali per trasformarsi in un bellissimo Pegaso. Ritaglia una sagoma di gomma piuma olografica. Le piume degli uccelli esotici renderanno le ali ancora più forti. Ora il Pegaso può volare. Ha anche un corno magico. Olivia ama la sua amica Pegaso con tutto il cuore. Il Pegaso Esmeralda ha aiutato la fata molte volte quando non poteva volare. Portami su, amica mia! La fata e il Pegaso volano tra le nuvole. Qui Olivia può allontanarsi da tutto e riflettere e può condividere i suoi pensieri con la sua buona amica. Rimuovi i manici dai cucchiai con un taglierino riscaldato. Sembrano petali di plastica. Facciamo un grande fiore con tanti cucchiai. È un loto! Dipingi i petali e cospargili di glitter. Aggiungi uno stame. C'è un bellissimo fiore su questa grande foglia.
Olivia ha sentito una leggenda secondo cui una volta all'anno, quando il giorno è lungo quanto la notte, puoi trovare un fiore magico nella foresta. Il magico loto scintilla nell'acqua. Quando lo raggiunge, sente una potente energia dentro di lei. Crea un bastone con due cannucce. Dipingilo di nero e fallo sembrare invecchiato. Mettici sopra la lampadina LED di un portachiavi. La fata delle tenebre chiama il suo bastone magico. Lo batte a terra e scompare. E i ragni sono rimasti a casa. Margot si è teletrasportata nella foresta per raccogliere fiori magici, per l'elisir della giovinezza. La fata decide di raccoglierli. Quando all'improvviso sente degli strani rumori. C'è una persona con un'armatura dietro di lei. Ha in mano la sua fonte di potere. Vuole solo restituirle il bastone, ma non fa in tempo a parlare. Margot usa il suo potere per l'autodifesa. Ha creato una nuvola di energia luminosa. Prendi questo, straniero! Ma invece di fermarlo, ha creato l'amore nel suo cuore. Una sfera di luce illumina il viso della fata. Il cavaliere si innamora perdutamente di lei. Si inginocchia e le fa la proposta. È così che Margot ha trovato la sua anima gemella. Crea il corpo di una lira con l'argilla leggera. Inserisci una barra orizzontale. Coprila d'oro e aggiungi delle corde. Decora lo strumento con mezze perle e ornamenti. La fata della luce è nata per portare luce e felicità in questo mondo. Esmeralda, portami la mia lira. Puoi sentire la sua meravigliosa melodia nei cieli e sulla terra. Tutti sono felici di sentire questi suoni magici. Incolla una lampadina LED su un tappo di profumo. Decora con cristalli di plastica. Un cristallo magico fornisce sempre previsioni accurate. Con l'aiuto di questo oggetto magico, la fata conosce sempre per prima le ultime notizie. Se la foresta è in pericolo o se c'è una tempesta in arrivo, Olivia può sempre aiutare. Non è facile addestrare un drago. Per prima cosa ci serve un forte collare. Questo sembra giusto. Decoralo con le borchie e aggiungi una catenella con moschettone. I draghi non sono buoni animali domestici, ma puoi addestrarli. Oltre ai ragni, la fata delle tenebre è un animale domestico più misterioso. Un drago! Margot lo ha addomesticato molto tempo fa. Gli ha salvato la vita aiutandolo in una battaglia. Da allora le è stato devoto e lascia persino che lei lo cavalchi. Scegli la stella più brillante. Fai un manico con uno stuzzicadenti. Questa bacchetta magica può realizzare qualsiasi miracolo. Olivia vive in armonia con la natura e si gode ogni singolo giorno. Decora il mondo con la sua magia. Questa bacchetta magica è nelle mani giuste. La fata della luce ha creato delle bellissime rose. Invece di tagliare i fiori, la fata dà loro una nuova vita. Ritaglia la copertina di un libro. Aggiungi le pagine e crea una rilegatura di cartoncino. Dipingila dello stesso colore della copertina. Aggiungi fermagli di metallo e una chiave. Rendi le pagine più vecchie con i pastelli secchi. Il libro è stato tramandato per generazioni. La fata delle tenebre è eccellente nella magia, ma anche dei professionisti come lei hanno un libro speciale nella loro biblioteca. Margot ha imparato la magia da questo libro e continua a sfogliare le pagine, così non dimentica i suoi migliori incantesimi. Usa una vecchia cornice per foto. Dipingila di nero e aggiungi delle gocce di colla a caldo, in modo che assomigli a cera fusa. Brillerà nell'oscurità. Creiamo un portale speculare. Installa lo specchio sui tubi e un supporto. Aggiungi dei gocciolamenti spaventosi e il portale è pronto. Questo portale a specchio è l'unico modo per Margot di vedere sua sorella Olivia.
La fata delle tenebre e quella della luce vivono in mondi diversi. Hanno scelto la propria strada molto tempo fa. Ma le sorelle sono sempre felici di vedersi, anche se devono viaggiare nello spazio e nel tempo. Quale fata ti è piaciuta di più? Commenta qui sotto. Premi like e iscriviti alla Lilù per vedere altre magiche idee per le bambole.